Chi ha a cuore l'Italia? Chi ha a cuore l'Italia ci aiuti, lei ha detto più volte. E a me sembra un appello onesto, importante e molto responsabile. Ma cosa vuol dire avere a cuore l'Italia? Vuol dire avere a cuore il voto degli italiani alle prossime elezioni? O vuol dire avere a cuore il futuro degli italiani e il futuro dei figli nostri, dei figli degli italiani? Sappiamo bene che c'è spesso un netto contrasto tra le due prospettive. Lei, secondo me, avrà un compito estremamente impegnativo come l'ha avuto finora, ma ancora di più in questo disegno che comincia a diventare storico. E avrà il dovere di aiutare il Paese a rendersi conto della realtà, non di aiutarlo a deluderla in una fiera delle ipocrisie, come ascoltiamo spesso nelle aule parlamentari e spessissimo nel dibattito politico. Vengono pronunciate cose che il pronunciante sa essere infondate o, se applicate, deleterie per il Paese, ma forse utili ad avere il voto la prossima volta. Ecco, il linguaggio della verità. E credo che lei abbia anche un debito verso il linguaggio della verità, perché i provvedimenti come quota 100, come il reddito di cittadinanza, recano la sua firma. Ho fatto un test anche negli ultimi due giorni. Domenica ho indicato per trasparenza in un articolo a quali criteri mi sarei attenuto oggi, ascoltate le sue comunicazioni, nel decidere della mia fiducia. E un punto per me fondamentale, come lo è diventato anche per lei, è un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista. Oggi lei ha detto una cosa importante che non mi pare abbia detto ieri alla Camera. In modo, l'ancoraggio europeista, in modo da realizzare ancor più appieno l'interesse nazionale. Questa è la cosa da spiegare a chi non ha ancora superato del tutto il sovranismo. Perché è in questo modo che l'Italia realizza appieno il suo interesse nazionale. Concludo dicendo che mi ero anche permesso di suggerire delle modalità pubbliche, aperte, trasparenti, aperte alle opposizioni, anzi con un invito alle opposizioni perché prendano parte, ma esercizi in mano al governo, per dare in tempi certi una articolazione e concreta a questi obiettivi. Per cortesia, concluda. Chiudo, signora Presidente, quindi le annuncio oggi il mio voto di fiducia nel modo che mi è proprio. Io non le porto voti se non il mio, e il mio è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni. Se così sarà, se ci sarà questo riscontro in futuro, non solo appoggerò, ma mi adopererò anche presso l'opinione pubblica, inclusa quella internazionale, per sostenere ciò che verrà fatto.